Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli amici e le amiche di Radio 5.9. Siamo qui in diretta per il nostro appuntamento con il programma Il Notaio in Radio, e siamo qui con il notaio Daniele Boraldi di Carpi, perché oggi con lui parleremo di che cosa? Parleremo del contratto preliminare di compravendita. Quindi innanzitutto benvenuto Daniele Boraldi. Ciao Nicola, e ciao a tutti. Io parto subito a bomba, ricordando però prima ai nostri ascoltatori che se avessero domande da porre a Daniele Boraldi oppure delle qualsiasi cosa, possono scriverci alla pagina web Radio 5.9. tra pochissimo torneremo anche attivi con WhatsApp, quindi portate pazienza, ma arriviamo. Nel frattempo web Radio 5.9 per ascoltarci, app gratuita per Apple e Android, Radio 5.9. Partiamo subito, cos'è il contratto preliminare di compravendita? Innanzitutto, in tipico stile notarile, permettimi piccola postilla, mi scuso sin d'ora, ho una voce pessima, ho un mal di gola terrificante, se sentirete qualche colpo di tosse sono io che sto salutando la salute sperando di ritrovarla. A noi basta, allora, che tu tenga botta fino alle 19. Fine, sì, ecco, ci proviamo. Perfetto. Allora, il contratto preliminare, innanzitutto anche qui piccola parentesi e delimitazione di argomenti. Parleremo oggi ovviamente di ciò che è di stretto interesse notarile e in particolare immobiliare, quindi il contratto preliminare di compravendita immobiliare. Ci possono essere ovviamente contratti preliminari anche aventi oggetto diverso, anche un contratto preliminare di acquisto di azienda o altri aspetti pur notarili, o anche contratti preliminari di acquisto di beni mobili che non necessitano necessariamente dell'intervento del notaio, ma che oggi non prenderemo in considerazione perché altrimenti il campo si amplierebbe a dismisura. Ecco, allora, perdonami se ti interrompo, per spiegare anche un po' agli ascoltatori, noi siccome avremo molte puntate in cui andremo a parlare di vari argomenti, per spiegare un po' come verrà fatto, cioè noi sceglieremo un argomento per ogni puntata e lo approfondiremo, lo annunceremo, esatto, prima, così se qualcuno avesse delle domande, degli approfondimenti, può scriverci a info@radio5.9.it e quindi di volta in volta andremo a svilupparli. Quindi io prima di tutto però chiedo, perché avete scelto questo argomento? Partiamo con questo perché è il punto di partenza del percorso che conduce una persona a divenire proprietario di un immobile. Non sempre, non necessariamente, ma la prassi dei rapporti economici ci mostra come in tantissimi casi all'acquisto immobiliare e quindi alla stipula di un contratto di compravendita viene anteposta la sottoscrizione di un contratto preliminare, molto spesso chiamato compromesso. Per mille motivi, tante sono le ragioni per cui si stipula un contratto preliminare, ma innanzitutto mi permetto di mettere in fila le cose. Quindi, cos'è un contratto preliminare? È l'accordo sottoscritto da una persona che ha desiderio e intenzione di acquistare un immobile e colui che, proprietario dell'immobile stesso, ha desiderio di venderlo. L'incontro tra le volontà ha ad oggetto l'impegno ad una futura vendita e un futuro acquisto, cioè Tizio e Caio si obbligano rispettivamente a vendere e ad acquistare e prevedono in un contratto che è il nostro preliminare tutti gli aspetti che divengono caratterizzanti di questo rapporto obbligatorio. L'impegno a vendere quindi verrà connotato con delle tempistiche, verrà descritto l'oggetto della vendita, verrà individuato il prezzo, le modalità di pagamento del corrispettivo, quando sarà data la disponibilità del bene, quando questo sarà consegnato, quando ci sarà la cosiddetta immissione nel possesso. E possono nel preliminare trovare spazio tantissime previsioni, pattuizioni, accadimenti e caratteristiche. Noi riteniamo che il contratto preliminare debba essere conosciuta come forma e non lasciato alla semplice assistenza consulenziale di internet, perché spesso capita di vedere contratti stampati dal web, compilati con i dati degli immobili presi a casaccio, che si rivelano controproducenti se non dannosi per entrambe, ecco, le parti. Cosa potrebbe accadere ad esempio portando un contratto, diciamo, non visionato da un professionista, per così dire? Sono tantissime le possibilità di rischio, da problematiche legate all'oggetto a una
all'incappare in danni e nel cagionare dei danni uno all'altro, ad inadempimenti che possano emergere e che non siano previsti dalle parti nelle loro conseguenze legali. Cosa fa il notaio quando le parti gli chiedono di ricevere un contratto preliminare? Semplicemente quello di anticipare ad una fase precedente alla stipula del contratto definitivo di vendita le tutele previste per la compravendita, e quindi solamente con l'assistenza del notaio vengono analizzate a 360 gradi tutte le situazioni concernenti quell'acquisto, in modo che l'acquisto stesso possa avvenire in piena sicurezza. Come si fa per descrivere un preliminare? Che cosa dobbiamo immaginarci? Innanzitutto la questione formale. Il contratto preliminare di compravendita è una scrittura privata fra le parti. La legge permette alle parti di impegnarsi rispettivamente a comprare e vendere sottoscrivendo null'altro che un accordo nella forma scritta, questa sì, certamente forma minima in quanto ad oggetto immobiliare, senza ulteriori formalità. L'unico obbligo diventa quello della registrazione nei 20 giorni previsti dal testo unico in materia di imposta di registro, la registrazione che sistema dal punto di vista fiscale il nostro contratto. E fin qui però avremo un contratto meramente registrato, che avrà la data certa, che potrà avere una qualche forma di tutela in caso di inadempimento da parte di una delle parti, ad esempio, cioè se Tizio, che si è impegnato a vendere entro una data X a un prezzo Y, alla data X, con Caio pronto a pagare con i suoi assegni in mano o pronto alla stipula del mutuo, non si presenta dal notaio perché non ha più intenzione di vendere. Cosa succede in questo caso? Quali tutele? Tizio, che ad esempio sicuramente avrà versato a quantomeno una caparra, e vedremo di cosa si tratta, cioè una somma per impegnarsi seriamente, per mostrare serietà nell'intenzione contrattuale, la perderà, potrà averla indietro, in che modo potrà averla indietro? Tutte queste cose chiaramente devono essere prese in considerazione. La registrazione semplice permette sicuramente alle parti di poter agire in giudizio, in mancanza di registrazione non avremo nemmeno questa possibilità, se non con registrazione tardiva, ma non dà tante ulteriori tutele. Per questo è necessario sempre, a mio parere è un obbligo, ma comunque è allo Stato una possibilità, rivolgersi al notaio. Notaio che quindi darà al contratto una forma in più. Qual è la forma più forte della semplice scrittura privata? L'autentica notarile alla scrittura privata o addirittura la forma dell'atto pubblico? In questo caso si ribalta la faccenda, perché tutto è nelle mani del notaio che, quale terza parte, sopra le parti ma a tutela di entrambe, verificherà tutti per gli elementi e gli aspetti necessari per la valida conclusione del contratto preliminare e della successiva compravendita, analizzerà la situazione immobiliare e soprattutto consiglierà le parti sulle singole pattuizioni nei rapporti contrattuali. Da qui ovviamente le domande poi si moltiplicano, perché ci sono tantissimi aspetti che possiamo guardare insieme. Io direi, ad esempio, innanzitutto di distinguere qual è l'effetto principale che consegue al solo contratto preliminare con la forma notarile. Abbiamo detto che il contratto tra le parti è semplicemente registrato. Il contratto notarile è registrato, ma ai sensi del 2645 bis del codice civile è anche trascritto. La trascrizione è la forma di tutela numero uno nella circolazione immobiliare. Cosa vuol dire, cercando di semplificare al massimo? Il contratto preliminare nella forma notarile sarà oggetto di una pubblicità del pubblico registro immobiliare che proteggerà quell'immobile da eventuali eventi negativi, parliamo di ipoteche, domande giudiziali, pignoramenti, tutti elementi di gravame, cioè elementi che vadano a prenotare a favore di altri quell'immobile per una soddisfazione creditoria, ad esempio. Perché ricordiamo, potrebbe capitare che, ad esempio, un soggetto acquisti una casa e poi dopo, una volta dopo averla acquistata, si venisse a sapere poi che magari la casa, certo, è soggetta a pignoramenti, esatto, e quindi poi sarebbe un bel problema. Certo. Scendiamo proprio nel semplice. Sempre i nostri Tizio e Caio, se i nomi ti vanno bene, se no li cambiamo, potevo chiamarlo anche Plutarco e Aristofane. Quindi. Tizio e Caio si impegnano reciprocamente a vendere e comprare.
fanno il loro semplice contratto, nessuno ha fatto ispezioni ipotecarie, registrano e dopo due mesi devono andare alla stipula del definitivo. Nessuno sapeva, perché nessuno ci ha guardato, che su un immobile pendeva un'ipoteca. Pendeva un'ipoteca di qualunque tipo, anche da semplice mutuo, o una domanda giudiziale. Oppure l'immobile era pulito, ma tizio venditore aveva una serie di esposizioni finanziarie tale per cui anche solo 5 giorni dopo l'impegno a vendere e magari avere contestualmente incassato una bella caparra sostanziosa, regolarmente registrato il contratto, quindi tutto a posto, si trova iscritta, anzi trascritta sull'immobile oggetto di promessa di vendita, una bella domanda giudiziale che poi potrebbe anche svilupparsi una bella ipoteca giudiziale in un pignoramento. Atti che sono finalizzati alla vendita coattiva, per semplificare al massimo, vendita all'asta con parità del diritto di proprietà e soddisfacimento dei creditori di tizio sul ricavato, cosa che ovviamente andrebbe a ledere e a rendere impossibile la soddisfazione del diritto del nostro promissario acquirente, che ha dato dei soldi per comprarsi quella casa. Si recano dal notaio, il notaio in ottica del rogito vede questa roba e dice: ragazzi, ma cosa state facendo? Guardate che qui non possiamo procedere finché non cancelliamo questi gravami, e per cancellarli tizio dovrà pagare i suoi creditori e probabilmente non avrà la disponibilità, salterà la compravendita e per soddisfare l'interesse di Caio, che avrà dato i soldi e dovrebbe averli indietro, non ci saranno liquidità nel patrimonio di tizio. Tutto questo si evita con il contratto notarile. Perché? Perché già alla data della conclusione del contratto preliminare il notaio avrà fatto le visure ipotecarie, avrà verificato l'assenza di elementi pregiudizievoli di qualunque tipo e avrà successivamente trascritto il contratto. Il contratto, cioè la trascrizione, cosa fa? Mette una cappa blindata, immaginaria ovviamente, ma una cappa di protezione sull'immobile, in modo che per un certo periodo di tempo, dopo possiamo scendere nello specifico, qualunque tipo di domanda giudiziale, qualunque tipo di gravame, qualunque tipo di elemento negativo che voglia andare a colpire il nostro immobile rimbalzerà contro la protezione della trascrizione, per cui andrà a comprare vincendo contro chi, e quindi comprà pulito l'immobile, vincendo contro chi si sarà mosso per iscrivere elementi di prenotazione giudiziale sull'immobile successivi alla trascrizione del preliminare. Ovviamente una tutela enorme, che però è garantita dal solo contratto preliminare stipulato dal notaio nelle forme minime per accedere alla pubblicità immobiliare. Ecco, quindi questo noi lo ricordiamo, è l'unico in realtà modo che garantisce qualcosa appunto di così importante, che quando si compra un immobile, insomma, è meglio fare attenzione, perché i pericoli possono essere sempre dietro l'angolo, per cui perché non tutelarsi prima. Noi adesso qui dal notaio in radio su Radio 5.9 andiamo a sentire, abbiamo uno stacco della pubblicità che sai che dobbiamo, e poi dopo abbiamo una canzone, poi torniamo qui in diretta. Se aveste le domande da porre al notaio Daniele Boraldi di Carpi, potete scriverci sulla pagina web Radio 5.9. Ed eccoci qua, dopo una piccola pausa musicale e dopo la pubblicità su Radio 5.9, siamo tornati in diretta con il notaio in radio in compagnia di Daniele Boraldi, che è il notaio in radio, appunto. Quindi abbiamo svelato anche l'identità del notaio in radio. Vestito da Batman. Assolutamente. Ecco, oggi parlavamo appunto del contratto preliminare di compravendita. Vi ricordo l'app ufficiale Radio 5.9 per scriverci, pagina Facebook web Radio 5.9. Allora, contratto preliminare di compravendita, molto importante per chi sta decidendo di acquistare un immobile. Domanda banale, ma vale sia per immobili a scopo abitativo che a scopo lavorativo? Ecco, questo per capire. Certo, ovviamente in circostanze diverse di utilizzo e destinazione cambiano le tutele, cambiano anche gli approfondimenti di verifica che devono farsi. L'immobile ad uso commerciale deve essere oggetto di una attenzione che introduca anche un elemento di analisi strutturale del venditore, e quindi commerciale del venditore. Quello abitativo prevede sempre verifiche soggettive, ma soprattutto le attenzioni sulla parte più strettamente dell'oggetto e delle modalità di conclusione dell'accordo. E colgo la tua domanda a questo punto, faccio un po' il tuo lavoro, perdonami, ma non per prevaricarti, ma colgo la tua domanda per fare quello che a mio parere può essere molto utile, cioè un elenco di ciò che deve essere fatto e verificato. Cioè, perché io continuo a dire il notaio è così importante, ma a parte il discorso della trascrizione che abbiamo visto prima,
cosa deve verificare? Perché ci deve essere il notaio coinvolto sì dal primo momento nel quale si ipotizza di stipulare un contratto preliminare di compravendita? E perché? Primo step, innanzitutto tutto ciò che non può essere visto e di cui non possono accorgersi le parti che stipulano il contratto da sole. Ora, tutti gli elementi che, mancando o essendo erronei, potrebbero impedire la positiva conclusione del contratto definitivo o addirittura la sua invalidità. Elementi soggettivi, capacità delle parti, soggetti venditore o acquirente che siano nel pieno possesso della loro capacità di agire, non abbiano incapacità, non abbiano delle limitazioni operative nel loro muoversi, nel loro poter concludere contratti, non debbano ad esempio essere assistiti da amministratori di sostegno, tutori, o possano intervenire da soli o eventualmente col coniuge se si tratta di beni acquistati in comunione dei beni, verifiche che a volte presuppongono delle competenze tecniche non semplici da avere. Verificare che le parti abbiano tutta la documentazione che ne prova la identità in regola, non scadute. Se sono stranieri, verificare i permessi di soggiorno, verificare la tipologia del permesso e nell'ottica della tipologia di acquisto che vanno a sostenere. Verificare che gli stranieri abbiano una padronanza minima del linguaggio tale da metterli in grado di essere sufficientemente tutelati nel sapere cosa sottoscriveranno, perché spesso si sottopongono nella contrattazione immobiliare dove non c'è il notaio dei moduli prestampati agli stranieri che poveretti non capiscono sufficientemente l'italiano e in questo modo sono a mio parere oggetto di una prevaricazione non tollerabile perché devono sapere quello che fanno. Ecco, quindi anche in questo caso compito del notaio accertarsi che la cosa sia fattibile. Fondamentale, tieni conto che nel contratto notarile e quindi anche se il preliminare diventa notarile così come la vendita, fra i vari obblighi c'è quello che sia stipulato e sia formato in italiano o in una lingua conosciuta dal notaio e dalle parti, per cui se il notaio parla perfettamente l'inglese le parti anche è possibile con la dovuta eventuale assistenza di testimoni procedere in inglese, ma se il notaio parla solo italiano e le parti non parlano italiano è possibile procedere nella duplice lingua con due testimoni di cui uno conosca anche l'altra lingua e l'altro sufficiente che conosca solo l'italiano e tradotto integralmente in calce o a latere con la divisione del foglio in due parti. Questo ovviamente a cosa serve? Perché quando si conclude un affare di tale importanza quale quello immobiliare, le persone devono essere tutelate sapendo e comprendendo ogni singola componente dell'accordo che sottoscrivono. Poi passiamo dalla parte dei soggetti all'oggetto. L'immobile è una realtà che è fatta di tante componenti. Un immobile deve essere conforme a legge in vari aspetti. Innanzitutto, dal punto di vista della sua edificazione, bisogna verificare che essa abbia rispettato tutte le autorizzazioni previste dalla legge, i dovuti permessi di costruire, con tutti i nomi che questi hanno avuto poi nello sviluppo della legislazione urbanistica in materia edilizia. E questo va fatto sin dal contratto preliminare, perché se l'immobile è abusivo o ha delle non conformità tali da necessitare delle sanatorie prima del passaggio di proprietà, questa potrebbe essere una dolorosa sorpresa per chi deve comprare, ma anche per chi deve vendere, che potrebbe scoprire a rogito di dover versare qualche migliaio di euro di oblazione in sanatoria che non aveva assolutamente messo in conto anche nella più piena buona fede. E poi c'è l'aspetto catastale, il catasto, che è la banca dati fiscale degli immobili, che reca oltre ai dati di valore anche la raffigurazione concreta dei beni nelle planimetrie, negli elaborati planimetrici, quando abbiamo dei fabbricati plurimi, eccetera. L'elemento planimetrico, da una norma recente del 2010, deve essere conforme allo stato di fatto e questa mancata conformità impedisce il trasferimento del diritto reale, che chiamiamo diritto di proprietà, e anche dei diritti reali minori. Ecco, come si verifica questa conformità? Questo viene fatto dal notaio, eventualmente in ausilio a un tecnico, che fa le verifiche sul posto e accerta che tutto sia conforme. Il notaio, quello che invece riesce a fare da solo, tra le mille possibilità e potenzialità di verifica che ha, è di confrontare la planimetria
con lo stato legittimato, la planimetria e il documento grafico di rappresentazione immobiliare depositato nel catasto. Lo stato legittimato è la raffigurazione grafica dell'immobile che viene allegata al progetto presentato in comune per ottenere il permesso edificatorio iniziale o parziale o di sviluppo o di modifica, integrazione, eccetera. Questa verifica il notaio la può fare già da solo, non c'è bisogno di affidarsi immediatamente a tecnici. Eventualmente però con una prima verifica quando emerga il sospetto di parziale difformità in sede di preliminare, il notaio può consigliare di introdurre una clausola che vincoli alla sistemazione integrale della posizione, della situazione urbanistica o di quella catastale prima o entro la data di stipula del definitivo. Ma se nulla si dice, si rischia l'alio pro alio, cioè si rischia la vendita di un immobile a uso abitativo non idoneo a soddisfare le esigenze abitative per cui viene comprato. Capiamo chiaramente che il rischio qual è? È quello di trovarsi costretti, per aver voluto concludere un contratto preliminare senza il consiglio del notaio, a finire in tribunale. E qui torna Carnelutti. Carnelutti, che tu ti do la parola, ripetimelo pure. Più notaio, meno giudice. Tanto più notaio, tanto meno giudice. Carnelutti, io l'ho semplificata radiofonicamente giurista, parlando, certo. Perché abbiamo dei tempi stretti, naturalmente. Strettissimi. Quindi Carnelutti ci perdonerà. Ecco, però questo è molto importante, perché poi non sempre avere ragione fa sì che la controversia comunque non abbia un costo, non abbia delle tempistiche lunghe, per cui pur avendo ragione, se non si tengono d'occhio questi aspetti, il rischio è sempre dietro l'angolo. Fabrizio qui da Carpi ci chiede se per il contratto preliminare di compravendita bisogna parlare direttamente all'agenzia o al notaio. Allora, il ruolo dell'agenzia immobiliare è sicuramente importante nella circolazione degli immobili. L'agenzia, tu parli di agenzia immobiliare, vero? Non di agenzia delle entrate. Io credo che sia riferito a quello. Ok, allora, quando parliamo di agenzia delle entrate parliamo dell'ente della realtà amministrativa dove io presumo che sia l'agenzia che vende l'immobile. Esatto. Ecco. L'agenzia immobiliare che svolge quella funzione di intermediazione immobiliare ha la fondamentale funzione di mettere in contatto la domanda con l'offerta. Molto spesso le agenzie fanno firmare un compromesso, cioè una bozza di proposta di acquisto, spesso proposta irrevocabile, che è valutata dagli uffici legali, molte volte anche insieme ai notai nella sua componente, quindi possiamo stare tranquilli, non ci sono fregature nelle agenzie serie, l'assistenza e la consulenza immobiliare è fatta con tutti i crismi, fortunatamente anche qui nelle nostre realtà operano numerose realtà organizzate o meno organizzate, ma che hanno validi rappresentanti e quindi c'è un'assistenza al cliente importante, ma tutte queste agenzie serie sanno che devono avvalersi del notaio fin da subito, infatti fanno firmare delle proposte che contengono minimi termini di accordo e che sono destinate ad essere seguite, ad esse seguirà un contratto preliminare di compravendita fatto col notaio e dopo la stipula del contratto definitivo. Questa è sinergia intercategoriale ed è quello che noi stiamo spingendo, che noi stiamo sostenendo. Quella di cui su cui avevamo fatto un brevissimo accenno nella scorsa puntata e che è molto importante, i rappresentanti degli agenti immobiliari ci credono insieme a noi, cioè l'idea di creare una collaborazione intercategoriale tale per cui ognuno per le sue competenze si possa mettere a servizio del pubblico, dei clienti, la migliore competenza, le massime conoscenze, in modo che si giunga al traguardo importante della vita delle persone, l'acquisto immobiliare, in piena serenità. Ecco, questo è molto importante. Poi ricordiamo anche per poi le varie parti che il notaio è una figura terza, quindi garantisce entrambe le parti, e quindi anche questo è un aspetto in più da considerare. Ecco, ora chiedo, quali sono gli elementi che vanno a comporre il contratto preliminare di compravendita? Ok, allora, altro aspetto che quindi fra gli elementi che stavamo elencando, quindi abbiamo parlato dell'aspetto soggettivo, verifica dell'identità delle parti, l'elemento oggettivo, la verifica della consistenza immobiliare, le sue caratteristiche di edificazione, le sue caratteristiche catastali, il prezzo. Nel contratto preliminare viene fissato il prezzo al quale sarà acquistato l'immobile. Perché
non stipulare subito il definitivo e fare un preliminare, perché molto spesso ci sono delle dimensioni da realizzare, degli aspetti da portare a conduzione, a termine, che possono essere giuridici ma possono essere anche molto pratici. Ad esempio, la casa è invasa dal mobilio del venditore, o il quale magari non ha ancora trovato una sistemazione successiva, sta organizzando il suo trasloco ma non vuole perdere l'occasione di vendita, e quindi viene sottoscritto il preliminare, si fissa già un prezzo per non perdere quella importante opportunità, ma ci si accorda che verrà stipulato il contratto definitivo di vendita dopo qualche mese e la consegna dell'immobile avverrà a rogito. Il prezzo viene fissato, ne viene anche nel contratto notarile tratteggiato l'aspetto fiscale con tutte le possibili agevolazioni, che tratteremo in un'altra puntata, ovviamente, perché sono tema ma importante, tema perché fondamentale, ci sono grandi opportunità, grandissime opportunità. E mi permetto di dire, parentesi nella parentesi nella parentesi, molto spesso è il notaio che fa notare alle parti che possono invocare un vantaggio fiscale che non avevano minimamente considerato, e gli ribalta la giornata. Mi è capitato oggi stesso di una persona che ha scoperto, venendo da me al primo colloquio, che aveva fatto una pianificazione economica e quindi aveva messo in conto budget di spendere tot euro per l'acquisto immobiliare, ha scoperto un risparmio secco di oltre 3.000 euro per la possibilità di invocare un credito d'imposta che non aveva minimamente preso in considerazione. Non male, mi ha voluto benissimo, e quindi questo mi fa molto piacere. Immaginiamo, quindi non male, per cui ecco, anche questo ne parleremo però. Assolutamente sì. Nel prezzo, e quindi nelle modalità di pagamento del prezzo, che dovranno essere dettagliatamente descritte sotto responsabilità penale, e quindi analitica descrizione delle modalità di pagamento, numero dell'assegno, data, banca, conto corrente bancario su cui è tratto, o banca che emette il titolo se è circolare, o descrizione del bonifico col CRO, o numero di riferimento d'operazione, tutto fatto ovviamente per evitare problematiche antiriciclaggio o di elusione o altri aspetti di tutela normativa sulla componente fiscale, il prezzo dovrà essere pagato. Sarà pagato presumibilmente entro il rogito, ma molto spesso sono previste delle tranche di anticipazione del pagamento. Anticipazione che prevede dei versamenti di denari, che chiamiamo molto spesso caparre o acconti. Servono per mostrare serietà contrattuale, servono per dare al nostro venditore una disponibilità economica che magari utilizzerà lui per un suo acquisto, servono per far sì che si blocchi e si concluda l'affare. Ovviamente la caparra, che ha una sua connotazione giuridica e una rilevanza fiscale, o l'acconto, che è un anticipo del pagamento prezzo, poi possiamo approfondirle se hai piacere, le guarderemo insieme, devono essere ben disciplinate nell'essere date, nell'essere eventualmente restituite in caso di inadempimento, nell'essere trattenute. E questo chi lo dice? Non può dirlo chiaramente la parte che di mestiere svolga tutt'altro lavoro, deve essere un consulente tecnico giuridicamente preparato, e il notaio ha proprio questa funzione di consigliare, ad esempio, un'alternativa fra caparra confirmatoria, caparra penitenziale, clausola penale, tre cose che fanno paura in questi nomi un po' difficilmente inquadrabili fuori dal contesto giuridico, ma che hanno ognuno una importante funzione, e il notaio può, capendo quello che le parti cercano, cioè svolgendo la funzione di adeguamento, la funzione principe devoluta dalla legge al notaio, realizzare al meglio le loro prospettive di acquisto. E questo è un altro aspetto importante. Anche qui, nel contratto preliminare di compravendita, come avviene? Io utente, io soggetto, vado ad acquistare una casa, mi prenoto presso l'agenzia, trovo l'immobile che mi piace, e a quel punto parte l'iter con voi, o precedentemente io devo venire dal notaio per iniziare ad informarmi? Allora, se l'acquisto viene fatto da privato, cioè senza agenzia, il consiglio è di andare dal notaio immediatamente, eventualmente unitamente al venditore, perché da lì si fa subito un planning insieme delle scadenze e dei consigli di verifica. Se c'è l'agenzia, tramite l'agenzia verranno fatte le prime, verranno svolti i primi accertamenti, però diciamo così, mi sento di consigliare di coinvolgere da subito il notaio unitamente all'agenzia. Ad esempio, se il cliente sa già chi sarà, quale sarà il suo notaio di fiducia, può dire all'agenzia
dopo aver sottoscritto o magari anche prima di sottoscrivere la proposta, di condividere gli elementi dell'immobile con il notaio, in modo che ci possa essere un'anticipata certezza e serenità anche per l'agenzia stessa, perché chiaramente l'agenzia non è in grado e non è sua responsabilità lo svolgere verifiche ipotecarie e catastali, e quindi la sinergia potrebbe anche essere utile e fruibile dall'agente stesso. Quindi insomma, abituarsi sin da subito a parlare di questi temi. Adesso andiamo qui per un altro stacco musicale, poi torniamo in diretta con Daniele Boraldi al Notaio in Radio per parlare appunto di contratto preliminare di compravendita. Nel frattempo domande, informazioni eccetera, webradio 5.9 on Facebook oppure mail info@radio5.9.it. Qua di nuovo in onda il Notaio in Radio su Radio 5.9. Si parlava nel frattempo di Europa mentre eravamo fuori onda, ma sarà un tema per un'altra puntata. Magari i notai in Europa, il ruolo del notaio a livello europeo. Domanda interessantissima, anche perché allo stato attuale c'è una espansione della ricerca di tutela e alcuni stati, fra i quali anche stati che stanno valutando l'avvicinamento alla dimensione europea, considerano l'introduzione del notaio di tipo latino e quelli che già lo conoscono lo tutelano. Pensa che in altri stati extraeuropei la necessità di certezza nel traffico giuridico, che in Europa con tutti i problemi che ci possono essere è garantita nella maggior parte degli stati dalla funzione notarile, stanno valutando questi stati extraeuropei l'introduzione di figure analoghe o addirittura copiate dal notaio di tipo latino. Un esempio semplicissimo: una delegazione del notariato italiano poco tempo fa si è recata in Cina, dove stanno valutando l'introduzione di dinamiche finalizzate a questi primi esperimenti dell'introduzione della proprietà privata in certi contesti, e vogliono inserire una figura di pubblico ufficiale e stanno valutando la struttura del notariato italiano. Questo per noi è ovviamente motivo di enorme orgoglio, perché siamo considerati garanzia di certezza a livello mondiale. Ecco, poi anche una puntata sulla differenza tra diritto romano e diritto anglosassone, perché ci sono tanti aspetti, no, che potremmo toccare, ma avremo modo di farlo. Però oggi stiamo parlando civil del contratto common law. Esatto, del contratto preliminare di compravendita, quindi rimaniamo qui che è il tema del giorno. Ecco, ma che cosa accade qualora una delle parti stipulanti un contratto preliminare di compravendita si rivelasse inadempiente? Cosa accadrebbe? Problemi, possibile o quasi certo finale in sede giudiziaria, con ovviamente coinvolgimento di avvocati, allungamento di tempistiche e possibile non conseguimento del diritto di proprietà e perdita delle somme investite nella fase iniziale, oltre che di tempo e dispiaceri a livello personale. Per gestire l'inadempimento, il contratto preliminare offre una cornice prediletta, e ovviamente la valutazione delle clausole e degli elementi che il codice civile offre alle parti per tutelarsi a fini contrattuali è data ed è offerta dal notaio. Ad esempio, è possibile prevedere delle clausole penali a cui prima accennavamo, o delle forme di tutela nel funzionamento della caparra che, in sinergia con la gestione di un termine per la conclusione, cioè un termine per la stipula del contratto definitivo di vendita, termine che può avere le caratteristiche dell'essenzialità, della perentorietà, o un termine meramente ordinatorio con una struttura legata a scadenze e a tempistiche posticipate nel tempo, una dilazione dei pagamenti, prevedere delle formule di clausole risolutive espresse o addirittura degli anticipi nella messa a disposizione del bene, quindi un anticipo della detenzione tutelata da clausole che fortemente invertano la gestione pratica e la possibilità di essere garantiti dalla disponibilità del bene stesso. Cioè tutte forme di tutela giuridica che nell'opera di collage e del dipingere o del cucire su misura a livello sartoriale l'elemento contrattuale, grazie alla collaborazione del notaio, è possibile porre in essere. Non dobbiamo dimenticare, e io spesso richiamo
la figura di uno splendido borgo italiano che è Civita di Bagnoregio, il paese che muore, no? Questa stupenda cornice di case nel tufo in una sorta di canyon a cui si accede da questo ponte magnifico, e lì ci sono immobili che vengono comprati, immobili che vengono venduti, ma che probabilmente si potrebbero sgretolare. Ecco, un contratto fatto, un contratto strutturato in modo sbagliato, potrebbe, pur a fronte di una casa nuova e quindi lontana dallo sgretolarsi come i beni così antichi quali quelli di cui stiamo parlando, potrebbe portare il diritto di proprietà a sgretolarsi in modo palese, perdendolo e quindi perdendo di riflesso una casa che ha nella sua struttura materiale la piena forza. Quindi attenzione, l'elemento contrattuale è tanto importante quanto quello del mattone, quello materiale. E poi il contratto, voi ci insegnate, deve essere comunque tutelativo per entrambe le parti. Certamente. Perché in caso di giudizio un contratto, diciamo, eccessivamente tutelativo per una sola delle parti potrebbe essere mal visto? Domanda che porta in sé una conoscenza tecnica sicuramente ampia, perché hai citato un caso che mi porta a richiamare una pronuncia della Corte Suprema secondo cui la clausola penale manifestamente elevata può essere ridotta d'ufficio dal giudice anche se non c'è domanda ad hoc presentata dalla parte. Ma perché portare a dover ridurre una clausola penale d'ufficio quando il notaio poteva valutarlo in sede di stipula, consigliando che ad esempio un importo pari ad una percentuale elevatissima rispetto al prezzo complessivo non ha senso ed è una clausola capestro? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il giudice c'è sempre, il giudice tutela, ma per arrivare al giudice c'è una corsa ad ostacoli, visti i tempi della giustizia italiana, che è defaticante, toglie ogni entusiasmo, oltre che ogni speranza. Ha dei costi anche, non è un fatto secondario. Allora, perché dobbiamo metterci nella condizione di avere un contratto raffazzonato che molto probabilmente ci porterà a sostenere costi molto più alti di quelli che potremmo sostenere senza avere forse nemmeno tutela, quando con costi più bassi potremmo avere la tutela del professionista che per primo è chiamato a conoscere il diritto immobiliare? Non c'è nessuno che conosca il diritto immobiliare meglio del notaio italiano a livello europeo, come i suoi colleghi francesi, i suoi colleghi tedeschi, eccetera. Ma quelli italiani, e vengono anche studiati dalla Cina, stiamo scherzando, e noi per un risparmio ridicolo ci mettiamo in condizioni di dover affrontare percorsi processuali lunghissimi senza certezza dell'esito. Che caspita, dobbiamo essere sicuri di quello che facciamo. Come possiamo voler andare a comprare una casa che è l'investimento di una vita, rischiando di ridurre le tutele per un sentito dire da bar, per un racconto che basta scaricare un modello da internet e si è sicuri? Ci facciamo mille scrupoli quando compriamo un vestito, quando compriamo un paio di scarpe, vengono provate più e più volte. Quando compriamo un'auto le analizziamo facendo parametri di costo, confrontiamo modelli, cerchioni che non hanno senso, larghi come una carreggiata, che stanno in strada anche quelli più stretti, e poi per comprare casa io compro, tu vendi, io ti pago e siamo tutti contenti, diamoci la mano, in un mondo dove la mano non viene data neanche per salutarsi. Bisogna rivolgersi a un professionista, e il professionista per voi è sempre notaio in questo caso. Ecco, no, questo lo ricordiamo. A volte si parla, no, dell'abolizione ad esempio dell'obbligo del notaio per l'acquisto, eccetera. Questo in realtà poi tema anche questo da approfondire, ma sarebbe poi un abolire le tutele per l'acquirente, mi viene da dire. Qualcuno un tempo scriveva che verranno tempi in cui spade saranno sguainate per dire che le foglie sono verdi d'estate. Non stiamo lottando contro l'ovvio. La tutela è necessaria, il notaio è fondamentale, bisogna solo comprendere qual è la sua funzione, bisogna solo capirlo, conoscerlo. Noi possiamo avere una responsabilità in passato più intensa di oggi: non essere stati sufficientemente in grado di far capire al popolo italiano e ai nostri clienti quanto siamo importanti per ogni momento della contrattualistica economica. Ma oggi stiamo cominciando a farlo, oggi abbiamo capito che se c'è un problema di informazione, l'informazione va colmata trasmettendo sapere, mettendo le persone in grado di scegliere, di valutare che tutele di quali tutele dotarsi. La tutela di cui hanno bisogno molto spesso è a portata di mano, ma la paura, il racconto, la leggenda, il sentito dire, l'ignoranza buona di chi fa altro e l'ignoranza cattiva di chi diffonde ignoranza spacciando notizie solo per preferire la propria categoria professionale, che è finalizzata a fare altro,
Tutti questi elementi insieme hanno portato ad una conoscenza parziale o errata della funzione di consulenza notarile. Oggi, per fortuna, i notai sono all'avanguardia anche nelle forme di diffusione della conoscenza. Questo che stiamo facendo è un servizio pubblico a cui noi teniamo moltissimo e quindi speriamo di essere sommersi dalle domande del pubblico di Radio 5.9, milioni di ascoltatori che ci copriranno con caterve di domande. Lo prendiamo come un augurio. Spingeremo e daremo tutte le risposte possibili. Beh, ecco, diciamo che l'idea del notaio in radio è anche un po' per colmare questo aspetto di informazione che comunque è giusto dare agli ascoltatori, e quindi speriamo anche noi qui a Radio 5.9 di dare il nostro contributo. Qui, parlando proprio di tutele, perché lo accennava Daniele Boraldi poco fa, ecco, si parla spesso del TAIC, la tutela degli acquirenti degli immobili da costruire. Ecco, perfetto. Di che cosa si tratta? Allora, norma che entra in vigore col decreto legislativo 122 del 2005, norma sacrosanta e necessaria, sulla quale i notai hanno spinto per molto tempo. È una norma che può essere complessa, cerco di semplificarla nel modo migliore, o perlomeno faccio il tentativo in quest'ottica. Tradizionalmente, quando si comprava un immobile da una impresa di costruzioni, si comprava anche sulla carta, cioè veniva stipulato un contratto preliminare dove l'impresa ti diceva: sto per costruire tot casa, se ne vuoi una, intanto ti impegni a comprarla, mi versi una caparra o un acconto più o meno consistente, anche perché in questo modo io mi finanzio l'attività di costruzione, e alla fine stipuleremo il definitivo e ti trasferirò la proprietà. Purtroppo, tradizionalmente, capitava che le imprese finissero male, prima di finire l'opera e prima di trasferire il diritto di proprietà. Il privato, scusate, che aveva versato dei soldi per poter prenotare l'acquisto, essendo un creditore chirografario, cioè essendo un soggetto privo di cause legittime di prelazione nella distribuzione dell'eventuale attivo fallimentare o comunque delle somme che potessero scaturire dalla conclusione della procedura, diciamo così, concordataria, cioè della procedura di crisi dell'impresa, si trovava a non prendere nulla, perché quel poco che avanzava andava a favore dei creditori titolati da cause di prelazioni, le banche con le ipoteche e quant'altro. Allora, cosa si è deciso di fare? Di imporre in tutti i casi in cui c'è un costruttore che promette di vendere o vende con una vendita obbligatoria, cioè tutti i casi di contratti dove non c'è l'immediato trasferimento della proprietà perché l'immobile non è ancora finito, cioè è in corso di costruzione, cioè non ha mai avuto inizio la costruzione, o è in corso, cioè manca la fine lavori. In tutti questi casi il contratto preliminare deve avere degli elementi a pena di nullità, e fra questi c'è l'obbligo di consegnare una fideiussione a prima richiesta, quindi una fideiussione che permetta chi la riceva di andare in banca e farsi, o dall'assicurazione, se è una fideiussione assicurativa, e di farsi pagare l'equivalente, una fideiussione a garanzia di tutte le somme che devono essere versate al costruttore in uno più tranche fino al momento in cui passa la proprietà. Questo cosa vuol dire? Che c'è una protezione, perché con quella fideiussione, se dovesse andare male, tutti i soldi che ti ho dato come caparra, ad esempio, non so, su 500.000 euro ti do 100.000 euro, una somma enorme, io rischio, perché tu non hai ancora costruito l'immobile, ma se va male e non sei in grado di darmeli perché la procedura concordataria o comunque la procedura di crisi si chiude senza attivo per soddisfare le mie legittime richieste, io con quella fideiussione sarò sicuramente tutelato. Questo ed altri elementi nel TAIC, ad esempio l'obbligo di avere una forma con un certo contenuto, descrizione della superficie, di come verrà fatto l'immobile, allegare un capitolato dettagliato, l'obbligo introdotto con questa legge di dare alla stipula del definitivo una polizza che si chiama postuma decennale, cioè una polizza che copra eventuali vizi, danni da vizi gravi per difetti della costruzione o del territorio, crollo, rovina, eccetera, che permette a chi compra di essere tranquillo sul fatto che se gli crolla la casa almeno ha una copertura che deve essere data obbligatoriamente per legge con spesa a carico del costruttore. Ora, capiamo che questo ed altri aspetti che sono presenti nella legge tutelano moltissimo chi compra, chi promette di comprare. Ma qual è la forma che oggi deve avere il contratto preliminare con queste caratteristiche, che è nullo se manca la fideiussione?
la semplice scrittura privata, cioè può essere fatto anche per atto notarile e quindi essere trascritto, e lì siamo a posto perché il notaio verifica se c'è o meno la fideiussione, ma nella stragrande maggior parte dei casi si fa per scrittura privata, e purtroppo l'obbligo della fideiussione viene eluso con mille modi, a volte anche facendo contratti potenzialmente nulli o realmente nulli, viene eluso. Perché? Perché costa moltissimo. I costruttori, io posso anche comprenderla questa cosa, cercano di risparmiare, ma non c'è la tutela che la legge vuole ci sia per il privato che compra. E allora, e qui facciamo un salto nella super attualità, è allo studio e sarà uno dei temi di cui si parlerà al prossimo imminente congresso nazionale del notariato dei primi di novembre, che si svolgerà a Roma. È allo studio una proposta di legge che viene dai notai, ma non solo, viene dal mondo dell'immobiliare, dalle associazioni dei proprietari immobiliari e di alcune categorie coinvolte nel settore, di obbligare ad avere e di prevedere l'obbligo della forma notarile, scrittura privata autenticata o atto pubblico, per tutti i contratti preliminari che abbiano ad oggetto immobili in corso di costruzione, così che per forza di cose, essendoci per forza il notaio possa verificare la consegna della fideiussione. Capite quanto è importante? Si sono resi conto che solo se c'è il notaio, la legge che è prevista a tutela del privato, della parte debole, viene applicata, perché in altri modi non è sempre, cioè anzi sempre, in realtà purtroppo la prassi dimostra che nella stragrande maggioranza dei casi questa fideiussione non c'è, c'è solo se il notaio viene coinvolto, la verifica e si impunta. Ecco, e su questo mi sembra che ci sia un punto chiaro, importante per chi ci sta ascoltando, quindi in questo caso credo abbiamo dato gli elementi utili e sufficienti parlando di contratto preliminare di compravendita per farvi capire quanto sia importante affidarvi ai notai e quanto sia importante utilizzare questi strumenti che ci sono e sono a disposizione di tutti per essere sempre più tutelati e sempre più attenti in quello che state facendo. Noi Bene Radio torniamo lunedì prossimo, io vi lascio alla programmazione di Radio 5.9.